Arte con Cas News, tre news sul mondo dell'arte. La prima, un fondo per gli artisti in Italia, problematiche e burocrazia. La seconda, Charles Saatchi vende 100 opere della sua collezione, il tutto online. La terza, 1000 artisti, 1000 murales, 100 città. Nasce il progetto Back to the Street. Iniziamo subito con la prima. La pandemia ha portato a galla quello che da tempo era un problema, il riconoscimento professionale della figura dell'artista. Questo in un'ottica di tutela fiscale e giuridica. Tra gli interventi a sostegno, il decreto Cura Italia ed infine il fondo Bismarck. Il nome del fondo, gestito dall'INPS, è l'acronimo Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici. Sostiene gli iscritti cittadini italiani e comunitari tra i 18 e i 35 che esercitano prevalentemente con continuità la propria attività professionale, promuovendone la formazione e l'affermazione in campo nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere. Il fondo al momento prevede in particolare per pittori e scultori un sostegno per forzate in attività a causa dello stato emergenza. Ad oggi sono 874 gli iscritti, come testimoniato da alcuni artisti di Art Economy. Problematiche, burocrazia rallentano le operazioni. Speriamo quindi nell'accelerazione a supporto dell'arte e degli artisti. La seconda Arte Concast News, la Casa d'Aste Christie's dal 12 al 18 maggio propone online la vendita di un centinaio di opere di artisti emergenti. Questi provengono dalla collezione di Saatchi, con stime dalle 1000 fino alle 15.000 sterline. La scelta di proporre la vendita delle opere online, ha dichiarato Christie's, è stata contingente al momento, ma al di là dell'esigenza, la casa d'aste ha registrato un notevole incremento della partecipazione dei collezionisti alle aste online, non solo nei mesi del lockdown, ma in generale negli ultimi anni. I collezionisti acquistano sempre più familiarità con quello che è l'online. E gli altri protagonisti dovranno essere pronti, perché la rivoluzione del digitale nel mondo dell'arte è appena iniziata. Terza ed ultima Arte Concast News: gli Stati Uniti, ancora in piena emergenza da Covid-19, affidano agli artisti e alle loro opere il racconto della speranza e così anche della ripartenza. Tutto a fronte del post-coronavirus, con un progetto ricco di colore. Si tratta di Back to the Street, un progetto che vede il coinvolgimento di 1000 artisti supportati da marche aziendali per la sponsorizzazione di 1000 nuove opere d'arte, pubbliche e in 100 città americane. Tra le prime aderire è stata Santa Monica. La sponsorizzazione prevede 10.000 dollari per ogni murales, con un sito web che permette di far incontrare artisti, proprietari dei muri disposti a renderli delle tele bianche pronte ad essere colorate ed infine azienda supporto. Un modo questo per ripartire con l'arte direttamente dalle strade della nostra città. Da Arte Concast News è tutto, vi auguro una grande settimana di ripartenza e ricca d'arte.